Collega Pesco, prego. Grazie per la relazione. Volevo chiedere alcune cose. Io purtroppo non ho rivisto in modo approfondito l'ultima puntata, la puntata di report sui diamanti, però mi sembra di capire che non si parli nella puntata, e soprattutto Banca Italia non ha citato i due casi che vengono elencati qui, quello del 2009 della richiesta di Banca di Puglia e Basilicata ed anche quella di Banca Aletti. Quindi mi viene da chiedere perché queste cose non sono state dette, perché erano segreti, pur essendoci comunque una sanzione irrogata sull'anticorruzione. E la seconda domanda che faccio Sono è, state dette da chi? Non ho no, capito. nella trasmissione report, no, ok, no, quindi Banca Italia non era informata dell'intervista rilasciata, chiedo, se Banca Italia era informata dell'intervista rilasciata e se era informata su tutte le cose che sono state dette e sulle cose che magari appunto non sono state dette soprattutto, che è importante secondo me capire appunto la cronologia degli eventi. Difatti sarebbe utile quantomeno per questa commissione acquisire sia la risposta data integrale alla banca di Puglia e Basilicata, sia la risposta integrale data nel 2011 a Banca Aletti, perché sì che si tratta di attività connessa come ben prima ha ricordato lei e ha ricordato anche il collega Dell'Olio, però vista poi la portata totale del fenomeno pari a più di 2 miliardi e 100 milioni di pietre collocate, ecco, sarà pure un'attività connessa, però insomma ha il suo, diciamo così, ha il suo valore. Quindi sarebbe utile ricevere questa commissione queste carte. E soprattutto nel 2013 si è svolta, appunto, come ricordate voi, questa ispezione presso Banca Aletti. Sarebbe utile anche in questo caso ricevere la copia dell'ispezione con tutti gli allegati. E anche nel primo caso, se vi fossero allegati, cioè nelle risposte date nel 2009-2011, sarebbe utile ricevere anche gli allegati per capire se queste risposte corrispondevano o no, in un certo senso, ad un'autorizzazione, ad un nulla osta, perché tra le righe magari si può interpretare in quel senso. E poi ci chiediamo come mai dal 2013 poi al 2017 sostanzialmente la banca non ha avuto avvisaglie, o se ha avuto avvisaglie sul fatto della portata del fenomeno, perché in questi 4 anni, insomma, probabilmente Banca Italia avrebbe potuto fare qualcos'altro, che forse non è stato fatto. Viene da pensare, leggendo le carte e acquisendo le informazioni che sono pubbliche. Quindi ci chiediamo come mai non è stato fatto nulla in questi anni. Grazie. Grazie. È possibile, certamente ci sono maggiori coordinamenti, però è anche vero che nella misura in cui ognuno fa il proprio dovere e, cosa cruciale, le autorità si coordinano, perché questo deve essere una cosa che comunque è essenziale, anche se decidiamo che deve rimanere, o decidete, perché ovviamente lo decide il Parlamento, decide certo la Banca d'Italia, che deve rimanere l'attuale ripartizione dei compiti con Consob che si occupa una cosa, IVASS che si occupa un'altra cosa, Banca d'Italia si occupa un'altra cosa ancora, e poi l'autorità antitrust che fa ancora un altro mestiere, è chiaro che il coordinamento fra queste autorità è importante. Io credo che in un paese in cui ci sono sempre o conflitti positivi o conflitti negativi di competenze, per cui ci sono più autorità che dicono che devo essere io a fare, oppure no, non è affare mio, no, non è affare mio. Francamente questo è proprio un caso in cui il coordinamento c'è stato fin dall'inizio, la ripartizione è stata considerata chiara da tutti gli attori interessati e ciascuno ha fatto il suo pezzetto. Si può organizzare la cosa in modo diverso, certamente si può organizzare la cosa in modo diverso, ma si va molto al di là naturalmente della questione di cui parliamo oggi e se un giorno il Parlamento, questa Commissione o in altre forme vorrà sentire cosa ne pensiamo, diremo cosa ne pensiamo, però sicuramente non potremmo, come posso dire no, c'è un unico sistema, un'unica soluzione architetturale che è quella giusta. Perché obiettivamente ci sono pro e contro per le varie soluzioni, e questi eventualmente, qualora il Parlamento ce lo chiedesse, proveremo a dire come la pensiamo in proposito. Però il senatore Bertoldi diceva anche una cosa importante sulla tutela nel durante, e qui consentitemi di dire che la questione dell'educazione finanziaria, su cui tante volte torniamo, non è, senatore Lannutti, un modo per dire ma è sempre colpa del consumatore, assolutamente no. È una cosa che noi riteniamo importante, un po' perché ci rendiamo conto, perché ce lo dicono le indagini, che certi concetti, a volte anche concetti veramente di base, sono la consapevolezza di questi concetti non è sufficientemente diffusa, non si mette in grado il consumatore di servizi finanziari
Ma anche perché, questa è una cosa che ho detto molte volte quando mi è capitato di parlare di questa questione, voi potete fare le migliori, e anche noi per quello che ci riguarda in termini normativa secondaria, le migliori norme a tutela del consumatore, a tutela dell'investitore, del risparmiatore, eccetera, ma se poi uno non ha gli strumenti per utilizzarle, queste norme non funzionano abbastanza. Cioè, è come una forbice che ha bisogno di un lame, come una tenaglia che ha bisogno di due pezzi. Sono l'uno il complemento dell'altro, cioè le norme e le istituzioni a protezione del consumatore funzionano meglio nella misura in cui anche il consumatore viene messo in grado, per questo noi insistiamo tanto nel messo in grado di utilizzarle effettivamente, per questo noi insistiamo tanto sull'educazione finanziaria, prendiamo tante iniziative e come dicevo prima alla Presidente, alla fine il mio personale parere è che sarebbe bene che elementi dell'educazione finanziaria stessero anche nel curriculum proprio delle scuole, perché insomma sono questioni con cui inevitabilmente il cittadino o la cittadina si trova a confrontarsi nella vita, si trova a prendere le scelte che possono essere importanti, che sono prese in condizioni di incertezza, non possono mai essere perfette perché nulla è perfetto, ma almeno più consapevolezza, più strumenti a disposizione, secondo me sono una cosa assolutamente importante. Per alcune domande, in particolare del senatore Dall'Olio e del senatore Lannutti, chiedo il permesso alla Presidenza di rinviare la mia risposta alla parte secretata, perché riguardano questioni personali su cui ho già detto prima, ritengo necessario e indispensabile non violare le leggi sulla privacy e altre leggi a tutela della riservatezza nelle nostre materie. Dall'onorevole Pesco non ho capito bene se noi eravamo informati all'interno, dico brevemente che il report ci contattò prima di quella trasmissione, noi gli mandammo tutta una serie di informazioni che contenevano gran parte degli elementi che vi ho riferito oggi o quelli che sono stati messi sul sito della Banca d'Italia. Naturalmente non potemmo entrare, come non posso entrare io finché la seduta non è secretata, in questioni di carattere personale, però pur con quel limite demmo tutte le informazioni che non avemmo francamente l'impressione che fossero prese particolarmente in considerazione durante la trasmissione. Non si poneva onestamente il problema che ha sollevato, o almeno non ci parve si ponesse il problema che ha sollevato l'onorevole Pesco delle questioni pregresse sulla Popolare Puglia Basilicata e su Aletti. Comunque sia l'onorevole Pesco sia il senatore Lannutti hanno chiesto la trasmissione di alcuni atti. Allora, per quanto riguarda la Banca Popolare Puglia Basilicata, se non mi sbaglio, ma consentitemi di ricontrollare, mi sembra che questa sia una cosa pubblica. Scusate se... Eccola qua, sia pagina... No, io non in paginazione diversa. Comunque nel paragrafo 3 della cosa è indicato il sito su cui la cosa pubblica è disponibile. Per quanto riguarda invece i risultati ispettivi di Banca Aletti, non sono ovviamente documenti pubblici. Se la Commissione, utilizzando i poteri che la Costituzione dà, esige che vengano consegnati, saranno consegnati con gli adeguati presidi di riservatezza. Diversi intervenuti hanno detto: ma conoscevate il problema già dal 2009, dal 2013? Ma non è il problema. Nel 2009 la banca del Popolare Puglia Basilicata ci fa un quesito, noi gli rispondiamo. Tra l'altro rispondiamo, voglio essere chiaro, non è che diciamo non potete farlo. Diciamo potete, sulla base della legge vigente, potete farlo, non è vietato. Però se lo fate, guardate ABCD. Dopo aver letto ABCD, la Banca Popolare Puglia Basilicata disse forse è meglio di no. E questo riguarda anche la famosa DPI, a cui qualcuno ci ha scritto anche sui giornali, gli avete dato l'autorizzazione. Ma che autorizzazione? Noi non diamo nessuna autorizzazione a una società che tra l'altro non rientra tra gli enti vigilati, diciamo, non,
non, quindi non avremmo titolo per dare nessuna autorizzazione. Abbiamo ricordato, di nuovo in termini molto simili a quelli dell'intervento precedente, abbiamo ricordato qual è la situazione legale, cioè la situazione legale consente alle banche di fare queste cose fino a che il Parlamento non deciderà di cambiare questa cosa, ma consente alle banche di fare queste cose, ma la vigilanza gli dice se le fate dovete, e anche questo diciamo ribadimmo sempre più o meno negli stessi termini. Quindi sia ben chiaro, non c'è stata nessuna autorizzazione implicita o esplicita a un soggetto non vigilato di fare cose per cui non c'è nessun motivo di chiedere o di dare autorizzazioni. Gli è stato semplicemente ricordato, come era stato fatto nel caso precedente, quali sono le regole vigenti e le cautele che alle banche si richiede di. Poi dice, ma se lo sapevate fin dal 2009 dovevate aspettare. Noi sapevamo nel 2009 che una banca voleva farlo e poi tra l'altro non l'ha fatto. Nel caso del 2013 di Banca Letti, che una banca l'ha fatto, non ci è piaciuto il modo in cui lo faceva, tanto è vero che abbiamo trasmesso gli atti alla magistratura, oltre a fare una segnalazione. Ma non, per il resto, come vedete per esempio, mi pare ci sia una nota che rammenta gli esposti che sono stati fatti alla Banca d'Italia, in realtà non è che ricevevamo esposti, non è che fossimo a conoscenza che ci fossero, almeno che io sappia, che ci fossero tutte queste altre, nel momento in cui siamo stati a conoscenza. E da questo punto di vista devo dire la prima trasmissione di report è servita a fare notare una cosa. Subito dopo si è mossa un'associazione dei consumatori, subito dopo si è mossa la GCM e ci siamo poi coordinati per vedere ognuno qual era la parte che dovesse fare.